Allora, io sono stata allenata per creare, per vedere e per vivere la verità durante la mia vita e sempre in modo più alto e profondo. La verità potrebbe sembrare una parola inflazionata e un concetto soggettivo, ma state per scoprire che non lo è affatto. L'essere umano è vissuto sempre dentro un paradigma societario, comportamentale, emozionale, gestionale, politico, antropologico, mentale, fisico e spirituale, non soltanto disfunzionale, ma basato su delle illusioni. Se ogni aspetto della vita dell'uomo è basato su un'illusione e disfunzionale, allora sarà facile per voi a vedere questa illusione a livello macro. Ma avendo vissuti sempre dentro questa realtà illusoria e non conoscendo un altro modo di esistere, dovrete diventare consapevole all'ennesima potenza dell'illusione fuori e dentro di voi per poterne uscire, perché lo vedrete a livello macro. Ma non a livello micro, 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 perché è la vostra realtà, anche perché in realtà non volete uscirne. Avete vissuto come Truman nel film Il Truman Show, dove lui viveva dentro un set televisivo dalla nascita e come succede a lui nel film, ci sono mille modi in cui la vostra mente vi riporterà alla rotonda di partenza se non siete fermamente convinti di voler vivere la vita che eravate destinati a vivere. Ecco perché se voi non interiorizzate quello che io sto dicendo per voi stessi, la vostra mente vi riporterà alla rotonda che Truman girava, girava con la rotonda di partenza. Perché quello che io vi sto dicendo verrà utilizzato per farvi vivere di nuovo l'illusione, no? Dovevate vivere la vostra vita come individui e vivendo come tale, dovevate creare e vivere la vostra vita originale ed irrepetibile e non esistere come dei comparsi in una mega reality come state facendo ora, anche se non consapevole, né siete ignari di tutto ciò. Con una vista dall'alto, la verità intorno a voi e dentro di voi risulta oggettiva. Più in alto ci si vive la propria esistenza, meno soggettiva diventa il concetto della verità dentro e intorno a sé. Invece, più basso sia il livello esistenziale dell'uomo, più la verità diventa totalmente soggettiva e la realtà che ogni essere umano vive si trasforma in una miriade di illusioni sovrapposti e collegati. Da qui la mente umana non può scappare. Vivendo nell'illusione ci si forma una specie di ragnatela di illusioni nel pensiero che intrappola la mente dell'essere umano e non lo permette di vedere o agire per andare oltre certi limiti, come il dolore. Il risultato di una vita vissuta sempre nell'illusione è che la vita si trasforma in dolore, dolore gratuito per tutta la vita che viene chiamato da tutti normale. Normale in quanto tutti sono intrappolati nella stessa illusione. Poi subentra quella sua fazione verso il dolore di cui stavo parlando prima e non ci si rende neanche conto che il sottofondo della propria vita si chiama dolore. Ma adesso andiamo a comprendere cosa significa, non adesso, andiamo a farlo al seminario,
a vivere liberi, ma prima dovete vedere quello che non volevate vedere e quello che non potevate vedere, ovvero l'illusione, anche perché per voi era vita, per me era tutto, non era un'illusione, era qualcosa di totalmente inspiegabile. Per quale motivo, se l'essere umano può vivere questo, stia vivendo questo? Anche dopo che io lo dico, stai vivendo questo, perché non lo vedevate bene, era tutta un'illusione, intracciato, a non a portare al retrosi della vostra vita, ma dalla umanità. Sempre, sono sempre state le stesse illusioni, oggi come prima, quindi come potevate riscontrarli come illusioni? Non potevate. Era semplicemente la realtà. No? Sì. Ah, sì. Sì. Quindi ci divertiremo e noi continueremo con il nostro lavoro di guardiamo l'illusione, meglio, 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 perché la vedete in macro, ma io ho bisogno che voi la vedete in micro, 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 micro e poi soprattutto dentro di voi, ok? Ok, sì, grazie. Okay. Grazie. Ok, ciao! Ciao, ciao, ciao! Ciao.